Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono sempre io, il vostro Jurassic410 e oggi siamo qua nuovamente sulla Sky Factory 4. Siamo qua dove siamo lasciati nello scorso episodio, dove, come ho promesso nello scorso episodio, ho creato la nuova zona. Ora, probabilmente queste bellissime forme che ci sono a terra già vi possono suggerire qualcosa. Questa è la forma che dobbiamo dargli, questo buco invece è per entrare e uscire tranquillamente. Queste sono le forme che dobbiamo dargli. Che cosa potrà mai essere? Vi do un piccolo indizio indizioso. Qui in questo momento, ora è vuota, ma stiamo craftando, tra le altre cose, stiamo craftando il growth. Il growth. Ora, per chi si ricorda cos'è il growth? Ok, smetto di fare questa cosa e ve lo dico. Allora, stiamo craftando sostanzialmente un sacco di smelter della tinker. Simili a questi, non uguali in realtà. Molto molto simili a quelli. Simili a quelli perché ci occorre. Tra l'altro smettiamo anche un po' di glass, perché ci serve tipo 1000 glass. Ok. Ci serve. Abbiamo. Ho craftato intanto 3 miliardi di milioni di seared bricks, perché ce ne servono un sacco. Quindi craftiamone a tonnellate proprio. Ok, non, senza esagerare. Vediamo che sta laggando tutto. Si è frizzato, ok, è ripartito. Ok, poi ci serve anche il seared glass, in realtà, che non mi ricordo assolutamente come si fa. Window? No. Seared glass. Seared glass, ok. Guardate. Ok, cannot store liquids. Ok, no, e non mi interessa. Scusate, mi ero un attimino perso. Ok, non mi interessa che store i liquidi. Ok, craftiamone non tante in realtà, craftiamone 3 stack, giusto per averli. Poi ci servono in realtà i tank, ci servono tanti tank in realtà. Ora, ne craftiamo uno stack, tanto di queste ne abbiamo. Queste craftiamone per sicurezza altri 3000. Così, tanto consumano praticamente quasi nulla, quindi in realtà è abbastanza easy. Ci serve il seared heater, esatto. Ok, che ci serve uno stack di questo, giusto? No, ho sbagliato. Mi fa piacere. O non ho sbagliato. Potrei aver sbagliato, effettivamente. Il seared tank ci serve, perfetto. Potrei aver sbagliato, signori. Controlliamo subito. Vediamo. Seared heater. Sì, ho sbagliato. Molto bene. Allora, questo... Beh, potrebbe far comodo, però, in realtà. Quindi teniamola. Teniamola, sì. Vabbè, teniamola per forza, non possiamo distruggerla. Ok, poi ci serve la drain, in realtà, anche. Prendiamo uno stack anche di questa. Ok. E ci serve il... Dov'è? Heater, no. Il melter, no. Perché non si chiama Seared per quello? Come si chiama quell'oggettino magico qua? Smeltery Controller si chiama, ecco perché. Smeltery Controller. No, sì, vabbè, se lo cerco nell'app. Smeltery Controller. Dov'è finito? Non c'è più? Questo? Smeltery Controller, ok. Facciamone uno stack anche di questi. Perfetto, e quindi la prima parte in realtà è stata completata. Molto molto semplice, molto easy, molto tutto. Allora, quello che facciamo adesso è... Allora, intanto è mettere sicuramente la finestrella qua in mezzo, quindi seared glass, e fare proprio una torre così. Sì, posso, me lo fa riprendere, vero? Ok, sì. E fare una finestrella qua che arriva fino alla sopra. Esatto, ora questi tank qua li voglio fare alti per un motivo. Perché abbiamo un sacco di oggetti e quindi voglio che sia in grado di smeltare tanta roba. In realtà qua non li facciamo tanto alti, li facciamo alti esattamente come l'altra smelter. Quindi sono alti sì, ma non esageratamente alti, ecco. Quindi tra l'altro qua ho sbagliato, c'è una torcia in mezzo alle scatole. Però a preparare tutto prima senza farlo è un pochino complicato. Ok, e poi in realtà tutto quello, tutta la mia idea, il mio piano è tutto nella mia testa. Quindi
potrebbe non uscire come lo sto pensando, semplicemente per questo che lo dico, perché come sapete anche il famoso albero che doveva uscire fantastico, bellissimo, meraviglioso, è carino ma non è nulla di che in realtà, quindi ecco, potrebbe uscire uno schifo, insomma, quello che sto cercando di dire. L'idea è buona ma potrebbe essere tutto uno schifo. E abbiamo i nostri bellissimi questi. Poi ci serve semplicemente un steret tank dove storare il nostro carburante, ecco qua sotto facciamo tra l'altro anche già così, che almeno non vediamo niente, esatto, facciamolo già, tanto comunque la fornace dobbiamo costruirla, quindi facciamone già almeno una costruita che almeno sappiamo se è ok. Allora, tra l'altro questo numero qua di fornace è totalmente casuale, ve lo dico, perché ne ho fatte 8 in questa zona qua, ma così, nel senso, non c'è un'idea dietro questo numero. Nel senso, ne ho fatte 8 per ora. Non so se me ne servono di meno, non so se me ne servono di più. Io spero me ne servano... Oddio, in realtà potenzialmente me ne servono di più. Perché con tutti gli oggetti che farmiamo, teoricamente, già solo anche a vedere la quantità di roba che abbiamo, ne serve sicuramente di più. Però intanto ci accontentiamo di 8. Intanto facciamo finta che 8 siano il numero giusto. Ok, quindi qua abbiamo la nostra bellissima fornace. Tra l'altro mi sa che potrebbero non bastarci tutti i blocchi che abbiamo fatto. Mi sa di no, perché solo per fare una fornace ne stiamo usando un sacco. Vabbè, dovremo al massimo craftarne altri, non è un problema. Ok, ciao. Nel frattempo la mia webcam è morta, quindi probabilmente in un pezzo di video non ci sono. Mi sono accorto ora, non so da quanto tempo sia morto in realtà. Ho visto adesso che stava scrivendo cosa, stava dicendo aggiornamento fallito, cosa è fallita. Non so per quale motivo. Quindi o non ha registrato niente, oppure semplicemente si è scassato qualcosa e niente, sta morendo la telecamera. Comunque niente, ora siamo tornati, siamo qua molto bellissimi. Molto bellissimi, è un italiano perfetto. Però non ci facciamo caso. Ok, siamo tornati comunque. Siamo tornati, la mia facciona c'è, la vedete in questo momento, quindi direi che è tutto ok. Comunque ci stavamo perdendo in chiacchiere perché stavamo costruendo qua tutta la mega ipertorre. Ora, in realtà, allora qua voglio fare così. Più che altro qua in alto dobbiamo mettere la... perché vorrei far passare tutti i cavi in un unico punto. E vorrei farli passare tra l'altro... No, qua sopra non vorrei fare proprio niente, quindi non vorrei lasciare niente in realtà qua sopra. Esatto, quindi facciamo proprio così. E qua sopra la fornace è finita. Qua invece nel punto più alto vorrei mettere l'uscita dei liquidi. Esatto, quindi mettiamo il serred coso qui. Ok, giusto, sì. Ok, ne mettiamo uno solo. Ne mettiamo uno solo, sì, teoricamente dovrebbe bastare. Ecco, tra l'altro non ho pensato a una cosa, effettivamente. Sono stato bravissimo, ma non ho pensato a una cosa. Io sciolgo tutto, ma poi lo spazio per mettere gli ingot former. Dov'è? Dello spazio per mettere tanti di questi. Dov'è che lo trovo se non ho lasciato nessun buco? Effettivamente c'è anche questo piccolo dettaglio. Quindi direi che la prima fornace qua magari evitiamo di metterla. Oh, vabbè, qua sopra un po' di spazio c'è in realtà. Non lo so. Perché o li mettiamo qua, ma 4 basteranno. 4 non bastano. Vorrei metterne uno per ogni fornace. Quindi in realtà la cosa più bella sarebbe togliere una fornace. Quindi questa magari toglierla. Diventa tutto poco simmetrico. Oppure fare tipo allungare leggermente qua. E farla qua in fondo. Si potrebbe anche fare allungare leggermente. Anzi no, oppure perché? Scusami, 4 qua e 4 di qua ci stanno tranquillamente. Devo togliere il mio buco qua per l'ingresso, però se ne frega. Ma io opterei per questa idea qua. Cioè, chi se ne frega del mio buco per entrare? Cioè, obiettivamente, cioè, al massimo faccio il giro largo e passo da qua sotto, cioè, chi se ne frega? O no? Così è, cioè lo propongo poi. Mi sembra un'ottima idea. Ok, vi rispondo io. Mi sembra un'ottima idea e quindi la eseguiamo.
Allora qua togliamo tutte queste costruzioni. Quindi niente, ho perso un sacco di tempo per costruire questo coso qua e non serve. Però non ci facciamo caso. Questo lo lasciamo lo stesso per bellezza. Cioè per bellezza, per bruttezza, perché bello non è. Però almeno facciamo finta di aver fatto qualcosa. Questa roba qua la togliamo. Ok, e qua ci siamo. Quindi qua siamo a posto. Ora beh, questo lo togliamo. Esatto. Qua sono fatto. Qua non tocchiamo niente. Ok, e qua ci siamo. Quindi qua ci siamo. Sì, esatto, ne mettiamo 4. Tanto gli serve energia. Il cavo che arriva. E basta in realtà. E tra l'altro, qua abbiamo spazio solo per 3. Abbiamo spazio solo per 3 cavi in realtà. Oddio, in realtà sono 8. Sono. Quindi 3, 6. E le prime due qua escono direttamente. Sì, dovrebbe andare bene. Ok, così abbiamo uno spazio da... Oddio, qua è tutto in realtà un pochino schiacciato. È un pochino tutto schiacciato, ma non se noi facciamo così. Ok, possiamo rifare la stessa cosa che abbiamo fatto sopra. Quindi giriamo queste verso il basso. E quindi abbiamo mezzo blocco in più e sembra tutta la zona più alta. Non è il massimo di tutto, lo so benissimo, però almeno è già un inizio, un'idea, un qualcosa, ecco, un qualcosa. Ok, tra l'altro lì ho sbagliato anche qua a mettere la torcia, però vabbè, tanto qua è tutto, perché dovrei metterle qua così per terra. Ok, perfetto, quindi qua abbiamo fatto, anche qua devo metterne una. Ok, qua abbiamo fatto. Ok, quindi ci siamo. Perfetto, perfettissimo. Ora fammi vedere, fammi controllare una cosa. Perché dobbiamo arrivare qua in realtà e girare verso l'alto. Quindi qua sarà un po' tutto schiacciato. Ma vorrei avere più spazio qua, obiettivamente. Dovevo pensarci prima e spostare tipo tutto leggermente di qua. Però non è così male. Non è così male. Perché se tutti i cavi arrivano, li possiamo far uscire. Li possiamo far uscire come? Com'è che li possiamo far uscire? Beh, li possiamo far uscire da qua, se ne frega. Possiamo uscire da qua dietro. Sì, dai, non sarà... Tanto anche qua c'è in mezzo tutto. Non è bellissimo, però cioè, si può fare. Non è un grave problema. Li facciamo uscire tutti da qua in parte, ok. Lo facciamo così, ho deciso. Ok, quindi qua ci siamo. Qui davanti bisogna mettere... No, questa qua non bisogna toccarla. Qui davanti bisogna mettere semplicemente un tank. Che lo posizioniamo qui. Ok, un tankissimo, e bisogna mettergli anche il controller, che adesso ho perso, però dovremmo avere qui da qualche parte teoricamente. Smelter di controller, eccolo qua, boom, e lo mettiamo qua. E poi invece qua sopra Seret Bricks e chiudiamo tutto. Ok, e qua abbiamo una smelter grossissima che può fare un sacco di crafting. E fin qua molto bene. Ok, fin qua in realtà è tutto easy. Ora bisogna fare intanto passare un cavetto della qui non ho un terminale. Lì mi serve un terminale. Crafting terminal. Perfetto. Un terminale. Cable. Ok, qua mi serve un terminale col suo cavetto magico. Quindi poop. Mettiamoci proprio qua. La gattona suprema. Ok. Ce l'ha fatta. Mettiamo qua il nostro magico terminale, che ci mette un attimo a caricarsi. Ci mette sempre un attimo ad aprirsi, perché sappiamo che è tutto incasinato. No. Ok, qua ci siamo. Quindi prendiamo cable. Perfetto, prendiamo un po' di... No, cable anchor. Prendiamo cable. Ok, e ci servono due oggetti adesso. Fluid export, in realtà. Fluid export bus. Abbastanza semplice. Quindi fluid non import, ma export bus. Ok, craftane uno stack anche. 64. Perfetto, e quindi questo ce l'abbiamo. Ci serve poi ci serve anche il fluid terminal. Qua ci serve. Ok, ci serve il fluid terminal anche. Che lo mettiamo. Lo mettiamo qui così. E questo lo togliamo. No, non la torcia. Ok. No, l'ho sganciato. Avete visto? Non so se notate ogni tanto dietro che tipo il mondo fa... Ah, così il cielo dietro si incasina tutto. Ok, abbiamo il bellissimo terminale, eccolo qua.
Allora, e qua siamo a posto. Allora, ci serve un bucket, in realtà bucket, ok, dove andare a estrarre un po' di lava. Abbiamo 236k di lava, perché la sto esportando direttamente dal Nether. Sì, la sto esportando dal Nether, quindi ce l'abbiamo tranquillamente. Ok, e da qua semplicemente ci basta collegare con un export bus, ok, H, con un export bus qua, quindi tech, ok, export bus, secchio di lava, boom, e qua ce l'abbiamo, quindi MA cable, ok. E anche qua bisognerebbe fare un punto in cui passano tutti i cavi, vabbè, easy in realtà, possiamo tranquillamente farlo, possiamo far uscire tutti i cavi e passare dritti qua, no, passare dritti no. Oddio, sì, facciamoli passare dritti, poi vediamo. Ok, per adesso facciamoli passare dritti per dritti. Poi ripeto, poi vediamo come creare questa zona qui. Anche qua facciamo così, facciamo passare qua. E anche qua tanto poi ce li abbiamo tutti dritti qua sopra. Perché lo facciamo specchiato, quindi easy. Ok, abbiamo un punto in cui poterci collegare. Sì, tipo qua possiamo collegarci tranquillamente. Quindi io mi collegherei proprio qua direttamente, che almeno siamo sicuri che ci arriviamo. Lagga. Ok, tac, tac, tac. Ok, collegati. Quindi qua per ora ci siamo. Quindi tic. E qua adesso dovrebbe... Vabbè, non gli ho messo la lava. Qua teoricamente, esatto, dovrebbe iniziare a riempire il nostro bellissimo tank di lava. Pian piano. Ok, così questo tank qua rimane sempre carico di lava. Non gli metto nessuna acceleration card, così consuma meno energia. E tanto comunque non gli serve, perché va bene che avremo dentro un milione di robe, però vediamo. In caso comunque si svuoti, possiamo buttare dentro l'acceleration card, non è un problema. Ok, e fin qua tutto tranquillo, tutto nella norma, nulla di complicato. Fin qua ce la facciamo abbastanza bene. Ora c'è la prossima cosa da fare, e questa potrebbe essere un pochino più complicata, perché ci serve, allora, intanto un export bus, ovviamente. Anzi, tanti export bus classici. E fin qua easy. Questi li acceleriamo al massimo. E fin qua nulla di grave. Poi ci serve un oggettino invece. Ci serve la redstone card dell'Applied. Quindi Applied Energistics. Sì, Applied Energistics. Ci serve la, esatto, la redstone card. Ora, card. Non è, questa non l'ha mai fatta, perché non l'ho mai usata. Quindi craftiamo un po' di card. Ora ci metterà abbastanza poco in teoria. Deve craftare un po' di processori, quindi ci metterà un pochino di tempo, ma nulla di troppo distruttivo, ecco, è abbastanza rapida come operation. Ok, tanto me ne servono pochi in realtà. Me ne servono 8 teoricamente. Dai, ok, 4, 6. Dai. Yay. Ok, 8, 10, ecco, 12, perfetto. Ok, ne facciamo 12, giusto per 14 per sicurezza. E fin qua, anche qua, siamo a posto. Quindi, easy. Poi ci serve un'altra cosa. Ci serve la redstone torch, quella della Applied. Vediamo dov'è questa. ME fluid, no, non è il fluid, ma è questa. ME level emitter. Level emitter. Teoricamente tu, esatto, sai craftarla. Craftane uno stack per sicurezza. Così, level emitter, anche se in realtà te ne servono di meno. Ok, tutto questo lo sto facendo perché, avendo due farm diverse che usano la stessa cosa, per esempio la resina, usage, vi faccio vedere. Facendo così possiamo fare la nostra amber di... Vabbè, in questo caso con la redstone non serve, però prendiamo per esempio, ecco, questa qua, l'emerald resin, che sono sicuro che è così. Usage. La Emerald Resin per fare. No, neanche in questo caso va bene in realtà. Anche questo esempio non va bene. Anche questo esempio va bene. Prendiamo quella di Iron, che sono sicuro. Iron Resin. Che teoricamente non ne abbiamo. Ok, abbiamo le Acorn. Va bene, abbiamo le Acorn, che sono la stessa cosa. Usage. Con le Acorn, cos'è che possiamo fare? Allora, noi possiamo sciogliere le Acorn e ci dà il molten iron, però con le acorn noi ci possiamo anche fare
direttamente l'Iron Amber che serve per il ferro. Io non voglio rimanere senza Acorn, voglio tenere storate per esempio, non so, 5000, per averle sempre, sempre nell'app disponibile 5000, così lui se le tiene e non abbiamo poi il problema di averle finite nell'altra farm, perché mi interessa di più che l'altra farm funzioni. Questa è solo tutta la roba extra, finisce qua dentro sostanzialmente. Tutto il resto invece tutto finisce nella farm, quella che abbiamo nella compact machine là sopra. Tutto il resto che non viene usato, boom, finisce qua dentro. Quindi quello easy. Allora, poi abbiamo alcune resine, tipo queste qua, che possiamo buttare dentro tranquillamente e quindi non c'è problema. Però ecco, volevo fare appunto per esempio quella di iron, che così è già creata e so come e so poi come fare anche l'altra. Quindi semplicemente qua cosa bisogna fare? Allora, intanto andiamo giù sotto, esatto, facciamo un buco qua e andiamo a prendere l'applied da qua sotto. Ok, sbagliato, perché l'applied dovevamo prenderla da qua e già abbiamo sbagliato. Dai, ok, prendiamo l'applied da qua, quindi perfetto. E qua abbiamo due cose. Allora, prima cosa ci serve non fluid export mass, ci serve export non fluid, ho detto quello normale, non l'ho preso, ho sbagliato io, non ne ho craftati altri 64, oddio, sì, va bene, ho craftato altri 64 di, va bene, non è un problema, ne craftiamo altri anche di questi. Ok, li abbiamo craftati. Ok, questo lo mettiamo qua, mettiamo di esportare, non l'ho presa, iron acorn, esatto, il mio inventario è un casino, e diciamo di esportare l'Iron Acorn qua dentro, perfetto, con massimo acceleration, anzi una redstone card e acceleration card. Allora, always active, no, deve essere attiva senza segnale. Ok, attiva senza segnale, perché adesso noi utilizzando questa, ok, facendo oddio così, non so se funziona, però così secondo me non funziona. Teoricamente così, non so se funziona, ci proviamo lo stesso, vediamo se va, perché non lo so in realtà. Oddio, si sta, ok, sì, ok, dovrebbe funzionare comunque anche così. Ora vediamo se riesce a farmela modificare. Dai, ok, allora qua possiamo decidere che oggetto mettere dentro, quindi in questo caso diciamo iron acorn. Ok, level type item, va bene. Ok, e qua mi dice, emetti un segnale quando il livello è sopra o uguale a questo limite. Quindi noi gli abbiamo messo che è attiva senza segnale. Quindi quando è sopra, no, qua infatti bisogna mettere al contrario, se ho sbagliato, attiva con segnale. Perché bisogna dirgli che quando è a 5000 di emettere il segnale, perfetto. Se noi per esempio gli mettiamo, non so, a che livello siamo adesso? Iron Acorn, vediamo quante ne abbiamo. 1800... Ok, 72. Se li mettiamo 1873 per caso. 1873.000. Ok, perfetto. Lui si spegne. Si spegne, quindi non emette segnale. Quindi lui questo export bus non esporterebbe le cose qua dentro. Nel momento in cui raggiunge i iron. Nel momento in cui raggiunge i... vabbè, mettiamo 72, dai, che tanto ce la facciamo. Vediamo se ce la facciamo. No. Ok, perfetto. Qua non siamo ancora arrivati, quindi iron. In questo momento ne abbiamo 1.871.000. Ok. Nel momento in cui adesso arriveremo a 72.000, appena ce la fa, vi faccio l'esempio per farvelo vedere. Ok, sta salendo pian piano. Sta salendo con molta calma, pian piano, pianissimo sta salendo, ok, con calma, ok, ce la può fare, ok, sì, sta salendo, beh, ovviamente c'è anche l'altra farm che lo sta usando, comunque nel momento in cui adesso è riscesa. Va bene, comunque avete capito, nel momento in cui sostanzialmente lui arriverebbe a questa cifra qua, si accenderebbe. In questo caso è accesa perché 871.000 li abbiamo.
E noi mettiamo questa cifra qua che è 5000, così teniamo 5000 e li teniamo nell'applet. Quindi quando supera i 5000, questo qua è acceso e questo signore qua inizia a esportare dentro l'applet, quindi dentro la fornace qua inizia a esportare il ferro da sciogliere sostanzialmente. Questo è quello che facciamo. E questo è un impianto automatico. Ovviamente non è molto veloce, perché per essere più veloce ci servirebbe il Cryoteum, che potenzialmente possiamo fare in realtà. Non è il Cryoteum. Forse sì. Non è il Cryoteum, è l'altro. Thermal Expansion, questa con la fiammella gialla, è Pyroteum, che si fa abbastanza easy in realtà. Usage, esatto, mi serve quello che diventa esatto. Recipe Blazing Pyroteum, che si fa in che modo? Solo con questi oggettini qua in realtà. Quindi bisognerebbe craftare un sacco di questi oggetti. L'unica cosa, abbiamo tutto extra a parte lo zolfo. Lo zolfo non ne abbiamo così tanto, però in realtà esiste la Sulfur Essence, quindi potremmo anche farlo, perché è più veloce obiettivamente, perché questa è 1 per, mi pare che invece il Pyroteum sia 4 per di velocità, non mi ricordo non mi ricordo sinceramente, dovrebbe essere 4 per di velocità però, in teoria. In teoria. Però a noi non interessa, utilizziamo la lava, tanto qua questo comunque è una roba extra, quindi qua adesso stiamo comunque svuotando l'impianto. E fin qua tutto semplice, quindi questo è proprio quello che voglio fare. Ora, bisogna craftare l'ingot former in realtà, che non l'ho mai usato, però immagino sia abbastanza semplice da craftare. Cioè, oddio, sì, è abbastanza semplice, abbiamo già tutto. Ora è un pochino tutto schiacciato, complicato, perché è così, va bene. Abbiamo ferro boron, craftane 64. Ok, ferro boron, e ce ne sono due. Ok, ci serve poi anche il Tough Alloy. Sai farlo? Tough Alloy, eccolo qua, 64. So che li sa craftare, per quello che anche sono andato tranquillo. Ora è solo stupido che Alloy, che ci sta mettendo un pochetto. Ok, adesso l'ha fatto. Perfetto, e qua abbiamo il nostro bellissimo Ingot Former. L'Ingot Former, come dice il nome, è abbastanza semplice. Quello che fa è prende i crafting sostanzialmente e li trasforma in lingotti, molto easy. Qui, ah ok, sta piovendo, quindi in realtà ecco qua poi abbiamo questa bellissima cosa delle acorn volanti, però questa è a parte, questa è una cosa ok. E qua semplicemente bisogna alimentarli con l'energia, quindi cosa che facciamo, li mettiamo qua volanti, li alimentiamo in realtà da sopra, perché da sotto vorrei far arrivare direttamente tutti i cavi, che secondo me è più semplice, che secondo me tanto si potrebbero far uscire anche da qua sopra. No, perché bisogna fargli fare tutto il giro, quindi no, non si può fare quello che sto dicendo. Ok, quindi da sotto li alimentiamo e da sopra invece arriviamo con i nostri bellissimi non ho più flux duct, non ho più, dove sono? Resonant Flux Duct. Ok, facciamo che... ma cosa facciamo? Ne craftiamo 500? Ma sì. Ok, che almeno un po' ne abbiamo. Ok, Resonant Flux Duct, prendiamone uno stack. Più che altro qua c'è l'energia da qualche parte, perché sì, abbiamo anche quella bella, abbiamo sì, l'energia bella, perché c'è anche quella brutta, cioè sì, qua abbiamo l'energia da là in fondo, quindi l'energia ce l'abbiamo. Ok, allora facciamola uscire da qua. Ok, facciamola passare tutta intorno così. Con calma. Facciamola passare tutta intorno. E beh, qua fa niente, usciamo fuori leggermente. Tanto qua abbiamo il muro che protegge il tutto, quindi non si vede praticamente nulla. Ok, e anche qua andiamo avanti così. Ah, qua c'è in mezzo questo, quindi bisogna fare questa cosa qua. Va bene. Ok, quindi facciamo così. Qua poi torniamo su, andiamo qua, andiamo qua così, esatto, e andiamo su così. Ok, e qua abbiamo
Energia. Energia. Ok, non si sta alimentando. Ah, questo mi faceva comodo saperlo prima di portare l'energia fino a qua. Questo oggetto, come c'è scritto, non richiede energia. Perfetto, tutti gli altri oggetti di questa mod richiedono energia. Questo, per qualche arcano motivo, no. Beh, mi fa piacere, ecco, almeno non richiede energia. Cioè, non che mi interessi, perché comunque usare un po' di energia non mi dispiace. Ho perso tra l'altro dei cavi, perfetto. Va bene, comunque non è un grave problema. Quindi questo lo mettiamo via, prendiamo i nostri bellissimi Ardent Flagstaff. Prendiamo anche i nostri bellissimi servo, dove sono? I nostri bellissimi servo. Perfetto. E qua facciamo partire il nostro bellissimo dov'è? No, non già che non c'è più il buco. Facciamo partire il nostro bellissimo qua connettore, in realtà. Oddio, qua abbiamo 3, 4, 5. In realtà sapete che questo è l'unico che possiamo far uscire da sopra, perché quello, ovviamente, è quello, essendo quello più vicino. Ho perso tutti. No, ok, no, pensavo di aver perso tutti. Perché potenzialmente questo possiamo farlo uscire direttamente da qua sopra, sapete? Anzi, non è una cattiva idea. Assolutamente, assolutamente no. Anche perché così è già qua sopra. Quindi lo facciamo. Io lo faccio. Ok. Lo facciamo, quindi lo facciamo uscire direttamente da qua sopra. Quindi prendiamo il nostro bellissimo Ardent Flagstaff. Questi qua sono in mezzo alle scatole. Mettiamoli via. Ok, usciamo con il nostro cavetto così, andiamo su, andiamo qua, andiamo qua in fondo, esatto, e questo è l'unico che facciamo uscire da sopra. Poi tutti gli altri invece arriveranno con il cavetto da sotto e saranno 1, 2 e 3 direttamente, che poi passano tutti qua in mezzo. Mi piace. Ok, qui abbiamo poi il nostro bellissimo super servo che estrae tranquillamente gli oggetti. Entra qua e qua magicamente con dal ferro si formano i lingotti. Ora voglio il massimo livello di potenziamenti, quindi upgrade. Esatto. Non mi ricordo quali sono. Allora, uno sicuramente è questo. Uno sicuramente è questo. L'altro è, non mi ricordo. Uno è quello lì con, e come si chiama? Rada. Ah, eccoli qua. Ah, perché ne abbiamo solo pochi. Allora, craftiamo nel 2000. Così, proprio per sicurezza. Ok. E a sto punto, allora, ne craftiamo 2000 anche di queste. Così almeno la prossima volta che ci servono ce li abbiamo. Ok, mettiamoli. Energia in realtà non serve perché non richiede energia, però li metto lo stesso. E qua li mettiamo così. Ok, qua sta producendo sostanzialmente, qua sta producendo ferro. Ferro gratuitamente in realtà, quindi non è male, non è male. Ecco, l'unica cosa in realtà vorrei comunque passare da sotto anche per questo signore qua, quindi magari facciamo così, facciamo poi l'uscita sopra ed è tutto uguale e non mi crea casino. Esatto, tanto non è grave, ecco. Ok, qua poi mettiamo tutti i nostri bellissimi upgrade cavi, quindi 2, 3, 4. Perfetto, mettiamo i nostri bellissimi import bus, che non ho preso ovviamente. Quindi import bus. Ok. Boop. Ok. E beh, ovviamente qua poi li colleghiamo con l'upgrade che è proprio qua dietro, quindi la prendiamo in maniera veramente semplice. Proprio usciamo con facciamo, anzi, fermati. Oddio, fermati che facciamo tutto così. Ok, così sali, scendi. Ok, questo era per bloccarmi in aria. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi qua adesso importerà anche i nostri bellissimi oggettini con calma. Poi i nostri lingotti adesso verranno importati, esatto, dentro l'upgrade. Anche qua non gli metto upgrade, tanto non produce così, teoricamente non produce così tanto ferro da aver necessità di avere tutti gli upgrade. Ecco, sta già scendendo.
Esatto, e questa comunque sarà la nostra, sostanzialmente la nostra fantastica farm. Ora, non so cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti se vi piace o meno. Io spero vi piace in realtà, perché è una farm abbastanza interessante. Ecco, poi ovviamente adesso off camera faccio ovviamente completo le altre set. Questa era solo per farvi vedere come sarà. Completo le altre set e poi nel prossimo episodio ve la faccio vedere già completata ovviamente. Spero vi piaccia e niente, quindi da Jurassic Ocean 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, e noi signori ci vediamo direttamente al prossimo episodio della Sky Factory 4. Quindi, ciao a tutti.